Il bagagliaio. Dal 2014 l'argomento principale dei proprietari di Renegade, sino ad oggi. Quello che vedete in azione è l'allestimento più fuoristradistico del Renegade, adatto a chissà dove mettere le catene in caso di neve. La nuova Trailhawk 2019. Il sistema di trasmissione Select Terrain si avvale di un giunto centrale a controllo elettronico che ripartisce automaticamente la trazione tra i due assali, ma si può bloccare con il tasto 4WD Lock per ottenere una ripartizione fissa 50 e 50. Tutto il reparto sospensivo è affidato al sistema MacPherson e tutti i freni sono a disco. Da notare che la parte anteriore del sottoscocco è ben protetta da una piastra metallica. Per quanto riguarda gli esterni, è in particolare il frontale ad essere stato ridisegnato, mantenendo però la tipica calandra a 7 feritoie verticali, ed i fari circolari sono diventati a LED. Mentre all'interno troviamo la nuova console centrale che dispone ora di nuovi scomparti portaoggetti e del nuovo display 8,4 pollici del sistema infotainment Uconnet Nav DAB, che si aggiunge a quelli da 7 e 5 pollici. Il motore è ovviamente il top di gamma 2000 turbo diesel da 170 cavalli con cambio ZF a 9 rapporti. Le differenze con la versione a due ruote motrici partono dal paraurti anteriore che con il suo profilo aumenta l'angolo di attacco a 30,5 gradi. L'assetto rialzato di 3,5 cm migliora sia l'angolo di dosso, ora a 25,7 gradi, che quello di uscita, 34,3 gradi. Grazie ai programmi del Select Terrain è possibile affrontare tracciati preclusi alla maggior parte dei SUV. Il sistema è in grado di gestire la ripartizione della coppia tra gli assali, il mantenimento dei bassi rapporti del cambio, la risposta dell'acceleratore, la sensibilità dello sterzo e la taratura o l'esclusione del controllo di stabilità. Ad esempio, in modalità sabbia la trazione è 40 anteriore e 60 posteriore e la risposta dell'acceleratore è aumentata, il controllo di stabilità è escluso. Su neve la trazione è 60-40, la partenza avviene in terza marcia. Su fango la trazione è 50-50, la risposta all'acceleratore è alta e il controllo di stabilità è escluso. In ogni caso il sistema si dimostra molto efficace nel pinzare i freni al momento giusto, con dolcezza e per giusti periodi, il che evita che la vettura indietreggi quando si sta cercando la giusta traiettoria su rocce o dentro i canaloni, e permette quindi di effettuare manovre molto precise. Con l'assetto dalla taratura equilibrata, la guidabilità su sterrato veloce e su strada è notevole, il volante è pronto e reattivo e il servosterzo ha una taratura di media rigidità, quindi giusta. I passaggi di marcia facendo i kickdown avvengono a 4000 giri su un totale di 5000, mentre con la modalità sequenziale le cambiate avvengono a 4500 giri. La nuova Renegade Trailhawk risulta una vettura gradevole in strada e coraggiosa e agile sui percorsi off-road anche accidentati. Ovviamente, non trattandosi di un fuoristrada, non bisogna osare troppo e soprattutto fate attenzione al serbatoio dell'urea posto subito dietro il paraurti posteriore. Ciao a tutti e alla prossima!